Lo vedi? Allora, 3. Comunque lo vedi rosso intorno. Buono. Buonasera, sono molto felice di essere qua per un appuntamento del programma Intersezioni con tre ospiti, anzi con un co-moderatore assieme a me, Elvio Lunghi dell'Università per Stranieri di Perugia, con Lara Conte, Università di Roma 3, con Michela Morelli, assistente alla cattedra di Storia dell'Arte Contemporanea dell'Università per Stranieri e responsabile del Museo Civico di Arte Contemporanea di Palazzo della Penna di Perugia. A parlare, il titolo vuole essere giocoso e vuole essere un appuntamento rivolto a non specialisti. Il titolo è appunto di questo nostro appuntamento, di questa nostra conversazione, è come spiegare a mia figlia piccola cos'è la storia dell'arte. Conversazione su professioni, luoghi, compiti della storia dell'arte in una società digitale. Ora, la circostanza che io abbia due figlie piccole non esaurisce il senso. Il senso è che quello che noi vorremmo parlare appunto di storia dell'arte soprattutto a interlocutori non specialisti, perché spesso intorno a questa disciplina c'è un po' di oscurità, non si capisce bene cosa facciano gli storici dell'arte, se siano chiusi in una sorta di comunità ristretta, diciamo così, un po' iniziatica, no? Innamorati come sono dei quadri. E questo quindi vorremmo fare. Ho il ruolo di moderatore, nel senso che cercherò di tessere una piccola cornice attorno agli interventi dei relatori e poi anticipando alcune questioni e poi, se rimarrà tempo, svolgendo una coda finale. Adesso una breve introduzione, diciamo così, di carattere sistemico, cioè vediamo di inserire la storia dell'arte in un regime contemporaneo di professionalità e di processi di innovazione culturale e di coglierne determinati aspetti in relazione a quattro topiche fondamentalmente che volevo qui introdurre con voi. La prima, ovviamente, è la storia dell'arte intesa come ricerca, no? Come avventura intellettuale. La seconda come set di professioni o di nuove professioni, come vedremo meglio, che si sviluppano attorno a questa disciplina, spesso in modi molto diversi. Al terzo punto abbiamo istituzioni e qui noi parleremo soprattutto di archivi e di musei, come cambiano, come si conservano, come oscillano, come un po' tutta la disciplina, no? Tra rigore scientifico e anche immaginazione, che è una dimensione, un requisito costitutivo in qualche modo dello storico, della storica dell'arte. E infine cercheremo di comprendere questo equilibrio abbastanza complesso, complicato e affascinante tra continuità e cambiamento in diversi modi. Continuità e cambiamento nella professione, nelle professioni, diciamo così, nutrite da competenze storico-artistiche, ma anche continuità e cambiamento all'interno della memoria storico-artistica, tra le immagini che in qualche maniera in ogni epoca, attraverso le epoche e indifferenti alle epoche, elaborano un dialogo l'un l'altra sempre nuovo, appunto incuranti, diciamo così, del tempo storico. Ed è questa una dimensione di sovrastoricità dell'immagine dipinta o scolpita che è molto affascinante, su cui oggi giustamente c'è una ampia discussione. Si parla addirittura di anacronismo dell'immagine dipinta o scolpita. Ma andiamo per ordine. E partiamo, diciamo così, da un elemento di cronaca, un elemento molto semplice di cronaca, cioè la pandemia, intesa come sospensione di un'ordinaria attività museale, come abrogazione del pubblico in qualche maniera, no? Come fine del normale afflusso di persone, di visitatori nei musei, e vedere come questa pandemia in realtà ha accelerato per i musei, e non parlo solo di musei di arte contemporanea, parlo di musei di arte, o addirittura potremmo estendere ancora di più il discorso, noi ci restringiamo ai musei d'arte, come questa pandemia, la sospensione, diciamo, del normale flusso di visitatori ha accelerato determinati
tanti processi di digitalizzazione e di trasferimento online del museo stesso, processi che non sarà facile prevedere, che sono in larga parte anche, come dire, positivi, noi li possiamo valutare positivamente, e infatti ho detto la pandemia è stata colta come chance, nel senso sono come dire, questo episodio, diciamo così, a suo modo drammatico e unico, ci auguriamo irripetibile, ha in realtà varato delle trasformazioni, ha incoraggiato a varare trasformazioni che verosimilmente non saranno reversibili, sono già andate al regime. E quindi la prima cosa su cui possiamo riflettere è come, diciamo così, l'episodio di cronaca sanitaria, di emergenza sanitaria della pandemia, ha un po' trasformato i musei, accelerando determinati processi. Il problema è stato evidentemente, e questo è facile da capire, quello di rimanere in contatto, come vedete qua il titolo del seminario ICOM, rimanere in contatto con le audience in linguaggio anglosassone, cioè in inglese, con le platee, no? Con le comunità di visitatori. Rimanere da parte del museo in contatto malgrado l'impossibilità di accogliere. Si è sviluppata una discussione molto ampia e sofisticata per certi versi, su cui noi non abbiamo il tempo e non sarebbe questa la sede per replicare, come in qualche maniera mantenere vivo questo rapporto tra un luogo a suo modo, come dire, civicamente sacro come il museo, quindi ricco di rapporti affettivi, e platee di visitatori che in realtà per un periodo più o meno lungo non avrebbero potuto tornare a ripetere, diciamo così, il loro pellegrinaggio. E si è visto che i modi poi sostanzialmente li conoscevamo, era quello di, semplicemente si trattava di spostare in rete quello che i musei già facevano in larga misura, e di rendere possibilmente quotidiano quello che magari aveva cadenze mensili o settimanali. E cioè mantenere un coinvolgimento, e ripeto, un coinvolgimento che sia anche affettivo con il pubblico, nutrire in qualche maniera o tenere, come dire, in vita il desiderio di ritornare al museo una volta che questo fosse stato riaperto, e sviluppare attività online. In realtà possiamo, io mi sono provato qui a tracciare una sorta di abbozzo di tavola sinottica, insomma, per capire un po' come il museo sta cambiando, e ripeto, il cambiamento è comunque irreversibile e va al di là dell'occasione pandemica, ma certamente l'occasione pandemica è stato un momento di accelerazione di determinati processi di trasformazione. E cioè la minore importanza di mostre, soprattutto di mostre routinière, di mostre di mera cassetta, a favore di un impegno permanente, cioè spostare budget dalle mostre purché sia, dalle mostre la qualunque, non accompagnate da un adeguato progetto di ricerca, in direzione di iniziative di tipo seminariale che il museo può proporre. E quindi sostanzialmente, come dire, una progressiva trasformazione del museo in una sorta di open university, cioè di università a libero accesso, di istituzione educativa territoriale fortemente radicata, con una platea di discenti, viene da dire, di utenti in qualche maniera molto motivata e molto per certi versi fedele. E anche la direzione del museo sostanzialmente si sta trasformando dalla semplice, spettacolare, per certi versi anche narcisistica curatorship, la curatela della singola mostra o delle diverse mostre, in un editing di un'istituzione culturale molteplice che ha rapporto disparati con il territorio. Del resto, e qui non ho il tempo per indicare degli esempi concreti a livello internazionale, sicuramente la digitalizzazione di processi e di competenze sta favorendo anche una convergenza, per certo versi inedita,
tra arte e tecnologia. E ci sono delle istituzioni a livello internazionale che già mettono insieme come curricula di ricerca, come curricula educativi, scusate, e come competenze applicative, competenze sia umanistiche che tecnologiche, per formare sostanzialmente degli artisti, diciamo così, da immettere nell'ambito del design industriale e più specificamente nell'ambito della robotica per la casa, della robotica per gli ospedali, nella progettazione di oggetti, e questo ci stupisce meno se vogliamo, nella progettazione addirittura di questo o quel passaggio o di quel segmento soprattutto elettronico, digitale, softwareistico per l'industria dell'automobile. Ci sono artisti che lavorano in questo momento e stanno nascendo, ripeto, curricula educativi e istituzioni parauniversitarie che si occupano di conferire queste specializzazioni. Ci sono artisti che lavorano, ma artisti può essere a questo punto riduttivo, diciamo comunque designer urbani e via dicendo, comunque che uniscono il proprio curriculum, le proprie competenze, dimensione umanistica in qualche maniera immaginativa e competenza tecnica, informatica, e lavorano in un ambito di softwareistica, per esempio per le aziende e la pubblica amministrazione. Più recente, e stiamo sempre parlando comunque di nuove professioni che si stanno dischiudendo e di ambiti di formazione a cui l'università in questo momento, solo adesso le università iniziano a guardare, ma a cui guardano già determinati musei, in questo senso soprattutto musei di arte contemporanea, c'è questo nuovo fenomeno dell'arte digitale che si apprezza sul mercato inserendo una immagine nelle blockchain, che sono le stesse blockchain che poi danno luogo alle criptovalute, che danno valore alle criptovalute, no? Per cui è insensato parlare di originalità per un'immagine digitale, magari già pubblicata online, già disponibile sulla rete, e però inserendo sostanzialmente quell'immagine in una catena di valore, bloccandola lì dentro, sostanzialmente noi abbiamo un autografo, no? Un'opera unica certificata esattamente come un Bitcoin, e ci sono già case d'asta e gallerie che lavorano su questi not fungible token, cioè sostanzialmente su queste digitalizzazioni in copia unica d'autore. E anche qui ovviamente le competenze che si richiedono soprattutto per i servizi, no? Dal punto di vista dei servizi, questo sarà un mercato che sicuramente non saprei dire, credo nessuno potrebbe dire oggi se si tratti di una bolla o meno, ma è probabile verificare che invece sia un mercato che avrà una crescita futura, sia pure come dire intervallata da bruschi anticlimax, e chiaramente anche qui a livello di servizi sia informatici che comunicativi che commerciali dispiegheranno nuove opportunità professionali. Sono tutti mercati di nicchia, ma naturalmente i mercati di nicchia sono anche quelli più remunerativi sostanzialmente, in cui entrare finché è tempo. E poi il museo è diventato anche un museo di dimensioni medie o grandi, è diventato anche un'istituzione in largo lato senso editoriale, cioè ha delle collane editoriali, è una casa editrice sostanzialmente, ha un office importante di grafica e addirittura di grafica architettonica, cioè che la grafica del museo, banalmente le segnaletiche, la cartellinistica eccetera, poi tende sempre di più a essere come dire autografa, riconoscibile per quel museo, e svilupparsi anche in scala monumentale sulle pareti con scritte, textworks eccetera eccetera. E naturalmente una parte di grande rilevanza ha la competenza, come dire, editoriale nell'ambito dei social media, quello che si chiama il social media editor. È molto può essere, diciamo così, molto divertente riuscire ovviamente a regalare informazioni pulsanti e iperbrevi su opere, mostre e via dicendo, senza cadere, questa è la sfida, nell'ambito del mero gossip o senza perdere in contenuti.
Devo dire, è una sfida ancora molto aperta, nel senso che sono professionalità che attendono ancora di giungere a una maturità. Io credo che si possa però essere estremamente complessi, acuti e al tempo stesso brevi. Naturalmente si tratta di, come dire, creare anche corsi di studio in cui questo si faccia, questo problema dell'acutezza e della rapidità sia segnalato, diciamo così. E infine, last but not least, nel senso che è una cosa di estremo importanza dal punto di vista dei rapporti tra museo, specialmente museo di arte contemporanea, anche in questo caso, e amministrazione del territorio, regioni, province, comuni, sono le politiche del turismo, cioè il modo in cui un museo, diciamo così, di grande fama, vivace, capace di attrazione, lega il cultural heritage, l'eredità culturale, no? e lo sviluppo di un territorio. In questo senso la creazione di musei d'arte contemporanea, direi negli ultimi 20 anni, è diventata uno dei, come dire, pilastri, spesso anche, come dire, persino troppo iterato e prevedibile, ma efficace, di politiche del turismo sostenibile e di marketing territoriale. E qui naturalmente altro buon set di nuove professioni che si aprono nella la questione del fundraising, nella questione del rapporto pubblico, la tessitura di relazioni pubblico-privato, nella amministrazione di processi di riqualificazione di edifici o di aree industriali dismesse. Qui possiamo fare gli esempi, come dire, di particolare successo del ZKM di Karlsruhe, che dal 97, così come lo vediamo, è in una sede sostanzialmente riqualificata. Qui c'era una vecchia fabbrica di armi nazionalsocialista e che oggi è uno dei musei di arte digitale leader, diciamo così, al mondo nella produzione di grandi eventi espositivi e quasi di elettrofestival sostanzialmente. O ancora più celebre, non vorrei, mi scuso se risulto banale, diciamo così, soprattutto per i miei interlocutori, ma non si può non far riferimento a un'iniziativa tra le prime in questo senso, e cioè la riqualificazione della grande area industriale siderurgico portuale di Bilbao attraverso la creazione ex novo di un grandissimo museo di arte contemporanea, su cui ovviamente si è discusso molto, ma soprattutto consacrato da questa architettura molto boccioniana, diciamo così, molto futurista, in titanio di Frank Gehry. Un esperimento che indubbiamente è stato coronato da successo e che, come dire, si allea con la costruzione o la ricostruzione di un'immagine turistica dei Paesi Bassi, finita la stagione della siderurgia, finita la stagione della guerra armata, un'immagine di regione turisticamente attrattiva che ha nell'arte contemporanea, nello sviluppo sostenibile, nelle nuove tecnologie, nella creazione di percorsi storico-artistici e archeologici i suoi pilastri, e anche, devo dire, nella produzione in cofinanziamento di serie televisive Netflix, tutte ambientate nei Paesi Bassi e in qualche maniera le cui narrative sono convergenti in questo progetto molto ambizioso di riqualificazione. Vediamo da questo punto di vista la storia dell'arte sempre impegnata in questi percorsi quanto più eterogenei, e vado a concludere. Vi faccio semplicemente vedere questa mia prima parte, non so se sarà anche l'ultima, vedremo, seminario ovviamente a livello comunitario e politiche di finanziamento in questo senso, in cui il cultural heritage, ivi inclusa l'arte contemporanea, se, diciamo così, la progettualità ha un senso in considerazione del territorio, se ha un feedback, ha una capacità di reazione, di trazione di una certa tradizione culturale localizzata, il cultural heritage è visto come un elemento virtuoso di sostegno alle politiche di sviluppo territoriale, di sviluppo del turismo. Ecco, c'è un ultimo elemento che vorrei richiamare qui, prima di lasciare la parola a
a Elvio Lunghi, e cioè la versatilità, diciamo così, della storia dell'arte, cioè la sollecitazione di competenze molto diverse e l'attivazione di frontiere interdisciplinari diverse e tutte ugualmente sollecitanti. Non sono qui, come dire, a fare l'imbonitore, per cui questa perdita di specificità del discorso storico-artistico può essere un problema. C'è chi, ad esempio Hans Belting, che è un grande storico dell'arte tedesca, come dire, accetta che il peso di una rilevante presenza del discorso storico-artistico, degli studi sulle immagini dell'arte, il prezzo di questa crescente rilevanza sia la perdita di una specificità storico-disciplinare. Io non credo che sia necessario. Certo è che l'arte si presta in eccesso, diciamo così, a una versatilità di impieghi e da una molteplicità di, appunto, di impieghi discorsivi. Voglio citare qui 4-5 frontiere interdisciplinari particolarmente stimolanti, almeno dal mio punto di vista, e sono quelle da non subire passivamente da parte umanistica, ma su cui evidentemente rilanciare, formandosi una duplice competenza, la frontiera con le scienze cognitive, le neuroscienze ad esempio, o con l'antropologia culturale e l'etnografia, con la storia religiosa e politica, a mio avviso una frontiera, un'interlocuzione estremamente preziosa, ma anche con la storia dell'esplorazione, delle scienze, dei commerci e delle tecniche, con la storia della sessualità e delle relazioni di genere, con la storia degli usi alimentari. Quante cose ci dicono i quadri di come, che cosa si è mangiato e con quali cerimoniali, con quali risorse sacramentali anche nelle diverse epoche e nei diversi luoghi, la storia dello sguardo, della devozione, del silenzio, una storia delle quindi di comportamenti così diversi, di temi così diversi, tutti longue durée, o una storia delle autorappresentazioni collettive, cioè delle identità. E infine un problema di rapporto con l'ecologia. Ecco, un brevissimo excursus di riferimenti, appunto in conclusione. Ho appena nominato l'ecologia e qui cioè, vediamo una bellissima installazione di un artista scandinavo, Olafur Eliasson, a Bregenz nel 2001, sostanzialmente una constalle minimalista, in vetro e cemento trasformata in un bioma primario come una palude. È naturalmente un'installazione, diciamo così, di scala monumentale, a budget possiamo immaginarci quanto elevato, che però suggeriva, diciamo così, riflessioni evidentemente sugli equilibri ecologici. Un progetto da antropologa culturale di un'artista americana come Sharon Lockhart, che se ne va a seguito di due antropologhe appunto in Amazzonia a lavorare sul lavoro femminile operaio delle ex piantagioni. E ne trae un'arte che mette in discussione, evidentemente non spettacolare, che vuole mettere in discussione proprio un approccio, come dire, esotizzante, per cui si va ai tropici per trovare qualcosa di eccitante e altro. Qui si va ai tropici per trovare gli stessi problemi di una qualsiasi working class occidentale. Voglio parlare anche di altre epoche perché contesto bruscamente, diciamo così, e la priorità di un'epoca sull'altra e gli steccati cronologici. Secondo me sono una cosa da modificare in profondità anche come costruiamo competenze. Non è pensabile che un contemporaneista non conosca il 600, cioè, e viceversa. Cioè, nel senso che l'arte contemporanea sicuramente ha molta importanza nel formare un gusto, e d'altra parte noi viviamo radicati in un momento, in un presente storico, ma d'altra parte l'arte antica spesso ha delle profondità, delle risorse che noi non possiamo ignorare. Ecco, spesso, come dire, davanti a questo quadro di un pittore straordinario come il belga Michel Swerts, morto a Goa, diciamo, come missionario laico presso una missione di gesuiti dopo aver abbandonato la pittura,
Ecco, possiamo ammirare sicuramente il monocromo, la serietà delle tinte, la crudezza, diciamo, nella raffigurazione delle vesti, tutta una serie di requisiti formali di primissimo interesse che ci parlano ovviamente di Michelangelo, di Caravaggio, perdonate, e caravaggismi romani. Ed è fuori discussione che noi qua, belgi o non belgi, siamo a Roma. Quello che forse però è più interessante vedere in un belga che fugge in qualche maniera a un nord Europa dilaniato dalle guerre religiose e dal contrasto tra armate calviniste e esercito spagnolo, e che quindi conosce bene, diciamo così, determinati divieti che la chiesa calvinista impone, ad esempio il divieto dell'elemosina o il divieto della carità, il divieto delle opere, per meglio dire, rappresenta esattamente un ciclo di opere in cui è la generosità, la carità, l'operare, diciamo così, il soccorro dei bisognosi che viene messo in primo piano. E qui c'è evidentemente spessore di materia teologica, ecclesiologica, religiosa semplicemente, oltre che una biografia, diciamo così, migrante, che non si fermerà a Roma, ma, come ripetevo prima, terminerà poi, smesso l'abito del pittore, nell'isola di Goa. D'altra parte, di storie incredibili, di storie meravigliose e estremamente intense che ci portano ai quattro angoli del mondo, quindi la geografia, la cartografia dello storico dell'arte dovrebbe essere la più ampia possibile. Questo angelotto con Maraca ci porta ad esempio nell'odierno Paraguay, dove tra 6 e 700 lì in alcune regioni, diciamo così, di confine di Uruguay, Brasile e Argentina, nascono 30 riduzioni gesuitiche, e all'interno di queste riduzioni, o come dire, falansteri agrari, dove gli indios trovano riparo dalla cupidigia, dalla violenza dei banderantes, e si crea una società per certi versi proto-paracomunistica, non è il caso ora di insistere troppo sulle differenze, e gli indios studiano, producono strumenti musicali e fanno tutto, quindi fanno anche gli artisti, si crea uno straordinario sincretismo, diciamo così, tra barocco romano, borrominiano, degli artisti e gesuiti che vanno là a costruire le chiese, soprattutto di queste riduzioni, artisti monaci, diciamo, nella stessa persona, quindi un straordinario sincretismo tra architettura borrominiana, barocco romano e tradizioni figurative guaraní. Una cosa di cui nell'Italia liberale ci si è presto dimenticati, diciamo così, divorziando o separando storia civile e storia religiosa, che in realtà nei paesi latinoamericani oggi è di estremo interesse. Ecco, dopo avervi mostrato soprattutto la varietà, l'impollinazione di tante cose che appunto la storia dell'arte, a cui la storia dell'arte può contribuire, io lascio con grande gioia la parola a Elvio Lunghi, che ringrazio moltissimo di aver collaborato con me a questa presentazione. Prego, Elvio. Grazie, sarò molto più semplice, perché io ho pensato per un pubblico che coincide con la tua figlia, in effetti, ecco, perché in realtà, ecco, come, che cosa fa spiegare a dei ragazzi che cosa fa il babbo. Oramai i miei figli sono grandi, ecco, sono già tutti laureati, ecco, il primo ha cominciato adesso l'università, non mi chiedono più che cosa stio facendo, sto tutto il giorno a scrivere, prima o a far fotografie o a scrivere. Però in effetti dipende di che cosa si scrive. Per esempio, in quest'anno di chiusura, anzi ormai un anno e mezzo di chiusura, io ho scoperto una cosa che avevo ignorato, ecco, precedentemente, non me ne importava proprio niente, vivendo in biblioteca e in archivio, i social. Per cui man mano che scrivo cose le metto nel web, le metto in rete, ecco. E perché? Per far divulgazione. Perché in effetti è un corretto sistema, se usato correttamente, forse, ecco, di fare divulgazione. In questi ultimi 5 mesi sto scrivendo un testo sull'Umbria, mi hanno coinvolto per scrivere un testo divulgativo sull'Umbria, e man mano che scrivo le schede, 40 opere, 40 monumenti a cui dedico un paio di cartelle ciascuno, li metto nel web, così la gente la legge. Gente chi? Soprattutto guide turistiche.
C'è l'anticipazione che ha fatto Michele nel campo dell'arte contemporanea, è interessantissimo. Ma qui in effetti noi stiamo a Perugia, siamo in una regione ancora dove non ci sono grandi presenze di arte contemporanea. Sì, ce ne sono di importanti, ecco, uno basta pensare al Burri di Città di Castello, ecco. Però effettivamente abbiamo un'attività che investe il campo dell'arte che è volto molto al passato piuttosto che al presente o al futuro. E quindi ecco un lavoro che viene svolto ecco soprattutto da guide turistiche, le quali si formeranno, ecco, le quali sono la gran parte laureate in storia dell'arte o magari sono uscite da facoltà linguistiche, perché in effetti è una professione che investe conoscenza della lingua e conoscenza della storia. Però effettivamente hanno bisogno sempre di una forma di aggiornamento. E quindi ecco, quale può essere il ruolo dello storico dell'arte oggi? È anche questo, dedicarsi alla divulgazione per la semplice ragione che c'è bisogno di divulgazione, sia a livello scolastico, sia a livello per in qualche modo formare addetti ai lavori che lavorano nel settore. C'erano tutti gli storici dell'arte che si laureano in storia dell'arte presso una facoltà umanistica o di poi dopo faranno gli storici dell'arte di professione. O non so quanti storici dell'arte con una laurea in arte contemporanea si saranno in qualche modo occupati nel settore delle mostre di arte contemporanea. Molti lavoreranno per il turismo, che fino a prova contraria è una delle brutalmente eccellenze del nostro paese, entrata in crisi questa eccellenza nell'ultimo anno per le vicende della pandemia, ma ogni giorno, ecco, sentendo il telegiornale, si leva il lamento di coloro che lavorano nel settore del turismo, che non è fatto soltanto di alberghi e di ristoranti, ma anche di musei, ma anche di guide turistiche, ma anche di venditori, se vogliamo, anche di libri, di tutto quello che ha a che fare con un settore importante per la nostra economia e che sia importante alla storia dell'arte. Questo per dirla alla tua figlia piccola, Michele, basta guardarsi in tasca. È la cosa che dico sempre ai miei studenti, la prima lezione che faccio, un corso generale di storia dell'arte italiana, per avere un'idea dell'importanza che ha l'arte per il nostro paese. Mettetevi una mano in tasca e ditemi che cosa è rappresentato sulle monetine che vengono fuori. Per cui noi avremo la nascita di Venere di Botticelli, oppure la successiva, per favore, oppure ecco l'immagine ecco, l'una e l'altra sono tra di loro collegate, l'euro che è tratta ecco dall'uomo vitruviano di Leonardo. Per cui a che cosa serve in Italia la storia dell'arte? È un elemento identitario. Nelle monete, ecco, nelle monete austriache troveremo ecco Mozart, nelle monete ecco francesi troveremo ecco il ricordo dell'albero della libertà e quindi la rivoluzione dell'89, in quelle greche ecco la civetta di Minerva. Noi troviamo la storia dell'arte. È l'unico paese che ha scelto di rappresentare i propri capolavori dall'età romana fino al Novecento, dal Colosseo fino a Boccioni. Senza, ecco, l'unico secolo che manca è il Seicento. Manca Bernini, manca Caravaggio, però in effetti ecco non ci poteva essere tutto. È stata fatta una selezione, come si fa in Italia, le solite riffe televisive, però in effetti lo spunto iniziale era venuto dall'allora Presidente della Repubblica, che disse ecco ci voglio l'uomo vitruviano come emblema dell'uomo ideale. Per cui noi, ci piaccia o ci dispiaccia, abbiamo questa identità nazionale fondata sull'arte, da Roma fino all'età contemporanea, anche se bene o male Boccioni ormai è 100 anni fa, per cui ecco comincia a essere più storia moderna che storia contemporanea, molto storia moderna, molto meno arte contemporanea, però in effetti è un'opera importantissima. Per cui la prima cosa da dire è che cosa serve l'arte. Fa parte della nostra identità, sia a livello nazionale sia a livello locale.
Per cui ecco, se uno viene a Perugia troverà Fontana Maggiore, troverà diciamo i monumenti, troverà Perugia e viene ad Assisi, ecco un oggetto, io sono di Assisi, mi torna l'immagine, come ho cominciato a occuparmi di storia dell'arte per parlare a mio figlio piccolo, per caso, per essermi trasferito dopo un anno a economia e commercio che non ne potevo più di fare i conti, a lettere perché volevo continuare a leggere i romanzi che avevo letto sempre fino allora dalle elementari fino a tutto il liceo classico, alla fine del liceo classico, per imbattermi in questa materia che mi era stata insegnata male o forse l'avevo studiata male o niente io. E poi ecco è stata una scoperta meravigliosa, perché la storia dell'arte è profondamente vissuta nella storia. Non si tratta soltanto di dire quanto è bello questo quadro o quanto è bella questa figura, ma è veramente una parte costitutiva della nostra storia, a parte le monetine. Basti pensare alla chiesa di San Francesco in Assisi, mi metti la successiva per favore. Si entra in questa chiesa e abbiamo la vita di San Francesco dipinta alle pareti. Ma dipinta le pareti in modo da avere un personaggio in carne ed ossa e di avere rappresentata alle spalle di questo personaggio l'Assisi del tempo, tenendo conto che l'Assisi del tempo, l'Assisi, la Firenze, la Siena, la Venezia, ecco, la Palermo, sono parte integrante nell'economia cittadina, non sono soltanto bei dipinti, sono opere d'arte che hanno un notevole interesse economico, da non dimenticare, ma anche un notevole interesse spirituale o anche spirituale, bene o male. Francesco d'Assisi è un personaggio del quale si parla spesso sotto molti punti di vista, e allora perché non parlarne nel luogo in qualche modo deputato? Io per esempio sono diversi anni che per i frati d'Assisi ogni mese scrivo una paginetta sulla decorazione di questa chiesa, e negli ultimi 3 anni ogni mese un episodio della vita di San Francesco, dove parlo di storia dell'arte, ma parlo di storia religiosa, ma parlo anche di interpretazione. Insomma, ecco, la storia dell'arte serve anche a questo. Serve a questo, in questo caso, proiettata nel passato, un passato che diventa molto concreto. Andiamo avanti un attimo ancora. Ho messo un altro paio di... possiamo andare avanti, è venuta fuori l'ultima immagine. Ecco, fermiamoci qui. Non c'è, ecco, naturalmente non possiamo soltanto parlare, parlando di storia dell'arte, di problemi politici o religiosi. Uno dei soggetti principi di questa disciplina è il dialogo sulla bellezza, perché in effetti, ecco, da sempre gli artisti, nel Novecento un po' meno, o meglio, in certi settori non si è più ricercata la bellezza, però non dimentichiamo mai il ruolo che ha svolto nell'età contemporanea il cinema o la fotografia, dove lì il tema della bellezza è l'eccellenza assoluta, ecco. Poi se parliamo di Picasso, grandissimo artista, però in qualche modo rifuggirà la bellezza, ma se parliamo della fotografia e se parliamo del cinema, il soggetto nell'arte è stato sempre questo, la ricerca della bellezza. Mi metti l'immagine successiva, per favore, come qui. Ma la troviamo, la ricerca della bellezza, nella facciata del Duomo di Orvieto, il peccato originale, dove abbiamo una donna, una Eva nuda. Sembra un paradosso, un bassorilievo del 1290, dove già, ecco, si va ricercando una figura perfetta, sia nel corpo femminile che nel corpo maschile, studiata non tanto sul naturale quanto sui rilievi romani, perché in effetti si tratta di copie di bassorilievi romani, però in effetti il tema è questo. Quindi ecco, di che cosa si occupa l'arte? Intanto del bello, che nella civiltà contemporanea ha un ruolo fondamentale. Andiamo avanti ancora, non voglio rubare troppo spazio. Naturalmente l'arte non può soltanto essere imitazione della natura e della bella natura, perché c'è anche una forte componente espressiva, e non c'è soltanto, ecco, nella fotografia contemporanea o anche in certe manifestazioni dell'arte del nostro secolo, ecco, ma c'è anche nell'arte antica. Per cui ecco, a Orvieto trovate la figura straordinariamente bella, diciamo, di Eva prima del peccato originale, poi dopo la situazione cambia perché viene imbruttita dallo scultore, ma anche la rappresentazione dell'inferno che è estremamente realistico.
E io non avrei alcuna difficoltà a confrontare il risultato che troviamo in questo inferno di Orvieto con talune situazioni infernali come quella che ha mostrato prima Michele con la fotografia, diciamo, della contadina brasiliana con i suoi problemi, ecco, con la frutta che tiene in mano, la fatica, il lavoro, ecco, il problema della working class. In qualche modo c'è stato sempre questo problema, e questo soprattutto nell'arte antica viene manifestato in queste rappresentazioni dell'inferno. Andiamo avanti ancora. Ecco, quando, siccome mi occupo di arte medievale, beh, insomma, ecco, i soggetti che prediligo sono sempre calati nella città, nel ruolo della città. Per cui quando noi parliamo di storia dell'arte, parliamo di storia. Diciamo, ecco, parliamo di storia e ci serviamo di immagini, le quali immagini ci forniranno tantissime notizie, indicazioni, suggerimenti per intendere come si viveva un tempo, come ci si vestiva, come si mangiava, come si pregava. Insomma, quello che diceva prima Michele Tantini. E per avere quelle informazioni noi dobbiamo avvalerci delle immagini, e le immagini le troviamo nei musei o all'interno di spazi pubblici, o anche spazi pubblici possono essere chiese, possono essere palazzi, possono essere abitazioni private ove abbiano conservato le opere d'arte. Anzi, in questi luoghi l'arte ha una funzionalità superiore ai musei. Per me, detta brutalmente, i musei spesso possono anche diventare la morte dell'arte quando decontestualizzano l'opera d'arte. Non vale per l'arte contemporanea, vale soprattutto per l'arte antica. Però per fortuna nell'arte antica noi abbiamo spesso le opere d'arte ancora presenti nei luoghi di origine. Se si entra nel Siena Palazzo Pubblico, uno potrà entrare magari a Siena per assistere al Consiglio Comunale, perché parte del palazzo è ancora sede del Comune di Siena. Potrà entrare a Siena per sposarsi, magari perché ci si può sposare in comune, però è uno dei più importanti musei della città. E fino a prova contraria è un museo, ecco, che è certamente più visitato della bellissima Pinacoteca di Siena. Per cui, ecco, questi spazi, ecco, il museo della cattedrale per il facciatone, la parte alta, diciamo, del museo, e soprattutto Palazzo Pubblico, sono degli spazi interessantissimi dal punto di vista dell'economia di una città. Per cui a che cosa serve la storia dell'arte? Beh, anche a formare coloro che lavoreranno in questo settore, che oggi si trova in crisi, ma prima o poi finirà, speriamo presto, questa situazione. Per cui, ecco, diciamo, c'è una parte formativa importante l'occuparsi di storia dell'arte, perché poi quando si entra in questi luoghi di qualcosa si dovrà pur parlare, e magari lo si sarà studiato in classe o magari si avrà a disposizione del materiale che verrà predisposto, non dico da addetti ai lavori, ma da persone che abbiano le mani in pasta, che abbiano compiuto ricerche, studio. Io, per esempio, per quanto mi riguarda, ho avuto sempre una particolare affezione per la divulgazione, perché sì, perché faccio l'insegnante di professione, si chiama professore universitario, però in effetti la divulgazione è fondamentale, faccio l'insegnante, e per cui bisogna anche predisporre non soltanto testi di carattere scientifico che verranno soltanto letti dagli addetti ai lavori, ma anche testi più divulgativi, che magari non verranno comprati dai turisti, ma verranno probabilmente letti e studiati da coloro che porteranno i turisti a vedere i monumenti. Per cui, ecco, questo è un compito fondamentale dello storico dell'arte. Io vorrei chiudere con l'immagine che mi hai mostrato prima, e qui si chiudo, lascio la parola agli altri. Ecco. Quale? Un attimo, è quella dove c'era il confronto tra Carrà, ecco, indietro, sì, ecco, quindi il confronto tra l'antico e il moderno, del quale parlava, accennava prima Michele, lo troviamo già negli artisti, per cui lo storico dell'arte certo deve conoscere sia l'arte antica che l'arte contemporanea, poi ovvio si tenderà a specializzarsi, e la specializzazione
produce a volte anche ignoranza, perché in effetti si deve studiare sempre un certo argomento, però bisogna conoscere tutto, almeno i più grandi, ecco, come conosceva tutto Carlo Carrà, che all'inizio del Novecento passerà chiuderà la sua stagione futurista per dedicarsi allo studio di Giotto e di Piero Dalla Francesca e di Giotto, Piero Dalla Francesca e Paolo Uccello. E lo studio del passato porterà questo grandissimo artista a cambiare radicalmente il proprio modo di lavorare fino a qualche anno prima. Per cui se guardiamo l'arte del Novecento, senza voler rubare il mestiere a Michele, non troveremo sempre un discorso di avanguardia progressiva verso il futuro, ma troveremo ogni tanto degli artisti che diranno diamoci una calmata. Per cui ecco, io non mi sento di negare che Giorgio De Chirico sia stato il più grande artista italiano del Novecento, pur essendo stato forse il più tradizionale e il più conservatore. Perché in effetti, ecco, è rimasto sempre fermo dal suo posto, il mondo è cambiato e lui è rimasto immobile. Ma ora mi taccio e lascio la parola alle due nostre amiche professoresse, signore, colleghe. Grazie. Grazie Elvio, preziosissimo e devo dire molto utile anche questo riferimento all'editoria, diciamo di ampia scala, che però crea un tessuto civile e diffonde cultura, e la divulgazione spesso è ingiustamente, come dire, guardata con sospetto, degnazione dall'accademico peninsulare, e questo è indubbiamente un indice di ritardo. Adesso sono mi affretto a dare la parola a Lara Conte, professoressa di storia dell'arte contemporanea all'Università di Roma III, che ci parla in maniera su molti registri del tema degli archivi. Prego Lara. Buonasera, grazie Michele, sono molto contenta di essere qui, di partecipare a questo incontro, e gli interventi che mi hanno preceduto sono stati talmente densi di stimoli e di riflessioni, e spero anch'io di immettere altre prospettive a queste riflessioni, a questi racconti. Io, invitata da Michele Dantini a partecipare a questa giornata, ho pensato di condividere con voi alcune riflessioni sull'archivio, l'archivio e l'arte contemporanea, quindi una specifica dimensione dell'archivio che da una parte è un luogo di conservazione di materiali, è un luogo in cui i frammenti della storia sono catalogati e ordinati, ma anche l'archivio proprio come un luogo di creazione di immaginari, un luogo in cui si possono pensare delle riscritture della storia e di attraversamenti attraverso altre pratiche e con l'incontro della storia dell'arte in relazione ad altre discipline. Quindi l'archivio che diventa un punto di riferimento per molti aspetti, e ragionare sull'archivio permette anche di individuare delle prospettive di lavoro, di ricerca per lo storico dell'arte in molteplici appunto declinazioni. Quando si parla di archivi dell'arte contemporanea, vedete il PowerPoint, vero? Sì. Possiamo parlare, fare riferimento di archivi di istituzioni pubbliche o di archivi privati, e io volevo appunto oggi con voi soffermarmi su alcune realtà di archivi conservati in istituzioni pubbliche e poi passare agli archivi privati nella specifica accezione degli archivi degli artisti e quindi archivi che in qualche modo gestiscono i materiali, la memoria, la conservazione e la trasmissione del lavoro degli artisti. E, per quanto riguarda gli archivi delle istituzioni museali, ho individuato alcune realtà, e anche cercando di intrecciare una mia prospettiva di studio e di lavoro
attraverso appunto questa idea dell'archivio come pratica e appunto delle realtà che sono dei punti di riferimento per chi si trova a compiere ricerca nell'ambito del contemporaneo. Una di queste realtà sono gli archivi della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, che negli ultimi anni hanno visto accrescere il loro patrimonio, come per esempio appunto presso l'archivio della Galleria della NIAM di Roma è confluito l'archivio di Carla Lons, una figura cruciale per il rinnovamento della critica degli anni 60 e anche appunto del pensiero femminista, iniziatrice quindi della politica e del pensiero della differenza sessuale. E proprio ricollegandomi anche a quello che diceva prima Michele, grazie alla collaborazione con Google Art and Culture, una gran parte di documenti che sono conservati nell'archivio di Carla Lonzi, quindi 16.000 documenti, sono stati digitalizzati e resi accessibili a livello quindi globale, quindi l'importanza poi di situazioni che fanno parte di una nostra identità culturale e che sono stati studiati dalla comunità di ricerca italiana da anni, che grazie proprio poi a questi processi di digitalizzazione diventano un patrimonio condiviso e per un attraversamento, per un incontro con anche appunto un pubblico che diventa un pubblico globale. Un'altra realtà sempre collegata agli archivi e la modalità anche di rendere attuale, sempre con una prospettiva poi di ricaduta nel presente, pensiamo al Maxi, al Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, con tutta la parte relativa agli archivi d'arte e di architettura che di volta in volta vengono attivati tramite progetti espositivi che in qualche modo appunto permettono di rileggere in una chiave di scrittura attraverso specifici display espositivi patrimoni di documentazione fotografica, film, video, come possiamo vedere, e con anche l'obiettivo di lavorare su determinati contesti di ricerca per accrescere continuamente il patrimonio degli archivi del museo. E per esempio questa mostra di cui ho voluto ricordare con voi attraverso queste immagini, When Sound Becomes Form, individua una traiettoria specifica che è quella del rapporto arte-musica attraverso questa dimensione, questo contenitore ampio che è la sound art, e costruisce attraverso questa mostra si è costruito un percorso e quindi una ricerca di materiali che in parte poi sono confluiti negli archivi del Maxi, quindi da una parte archivi donati che vengono valorizzati come la mostra di Boatto sul critico Alberto Boatto curata da Stefano Chiodi attualmente in corso al Maxi e progetti appunto legati attorno all'archivio come possibilità di accrescimento, di raccolta di materiali. E queste mi sembravano due realtà interessanti da condividere, ma potremo poi parlare chiaramente in relazione agli archivi e le istituzioni museali, le istituzioni pubbliche, potremmo parlare di altre realtà come per esempio gli archivi dell'archivio del Novecento del MART e così via. Quindi questo era proprio uno spunto per individuare questa possibilità di lavorare attorno all'archivio che al museo per progettare, per rendere così incisivi nel presente materiali, storie collegate appunto a linguaggi, collegate alle figure di artisti, di critici e di galleristi, appunto per fare qualche esempio.
Abbiamo poi tutta la parte, appunto, che dicevo, che, collegata agli archivi degli artisti e delle artiste, che rappresentano, aprono tutta una serie di possibili riflessioni, e sono talvolta gli archivi degli artisti realtà private, o che hanno poi una specifica identità giuridica, come appunto possono essere associazioni, fondazioni. E possiamo considerare quindi l'archivio come uno spazio di ricerca, come un luogo dove vengono conservati i materiali, e quindi nel caso specifico dell'archivio di un artista troviamo le fotografie che documentano le opere e i vari momenti espositivi dell'opera, tutta la serie di documenti che determinano la storia delle opere, come appunto i cataloghi delle mostre personali e collettive, e anche tutto quello che è la dimensione della ricezione critica del lavoro, quindi tutti i testi che sono stati scritti e che sull'artista e sulle specifiche opere dell'artista. E poi abbiamo tutta una parte collegata anche alla documentazione, alla corrispondenza, ai materiali privati che determinano un altro piano anche di possibilità di ricerca e di attraversamento. E nell'ambito appunto di un archivio dell'artista si possono aprire tutta una serie di possibilità anche a livello proprio di coinvolgimento dello storico dell'arte, che vanno appunto dalla catalogazione, dall'utilizzo di strumentazione digitale per catalogare il patrimonio appunto e la produzione di un artista. È fondamentale in questa direzione è il lavoro sul catalogo ragionato, quindi lo strumento che permette appunto di restituire tutto il lavoro di riordino, di ricerca, di catalogazione attraverso le opere, e anche collegata al catalogo ragionato e a questo aspetto è tutta la riflessione sull'autenticità, sulle autentiche delle opere, e dunque la tutela che l'archivio mette in atto rivolta proprio all'immagine dell'artista, contro anche a per esempio la circolazione di falsi, che nel caso di artisti della contemporaneità, alcune figure di artisti contemporanei, sì, è una problematica aperta e su cui l'archivio deve lavorare, mettere in atto delle possibilità appunto specifiche per tutelare appunto proprio la circolazione dei falsi. Apparentemente quindi, seguendo questa traiettoria, l'archivio è un luogo dove entro, mi chiarisco le idee, dove trovo la possibilità di ordinare, prendere appunto, vi dicevo, questi frammenti di storie, di documenti, e creare un ordine e degli strumenti che permettano di restituire, diciamo, una linearità. Però è bello altrettanto pensare all'archivio come un luogo di attraversamento per mettere in discussione la linearità, per aprire delle traiettorie impreviste, per perdersi e per non... partendo dall'ordine, chiaramente, che in un archivio si fa a livello appunto di ricerca e di catalogazione, però considerare anche la nostra possibilità di la nostra presenza all'interno di un archivio proprio come una possibilità appunto di andare a incrinare delle storie,
una dimensione interpretativa consolidata per provare, diciamo, a smuovere un canone a volte, e quindi anche per esempio la grande narrazione ufficiale dell'arte italiana post bellica che noi troviamo raccontata nei manuali, nei libri, attraverso alcuni protagonisti, alcune figure fondamentali, e che magari appunto possiamo però far convivere con storie marginali, con situazioni rimosse che proviamo quindi a far emergere. E quindi l'idea anche di considerare l'archivio come il luogo dove la prospettiva filologica, e quindi una specifica metodologia, possa relazionarsi anche ad altre prospettive e, come prima faceva riferimento Michele, ad altre discipline, quindi un luogo di incontro attraverso proprio anche la stessa pratica dell'archivio. Proprio perché la scrittura della storia è chiaramente un momento di grande responsabilità alla quale ci si può avvicinare prima di tutto con domande che identificano anche delle nuove prospettive di analisi e di interpretazione. Quindi scrivere appunto la storia dell'arte non significa solamente procedere con un andamento lineare e progressivo, ma e quindi ragionando per periodizzazioni, ragionando per scuole, ragionando per incasellamenti, ma si può anche cercare di andare a individuare delle prospettive centriche, inclassificabili, aprire delle nuove visioni. E in tale prospettiva l'archivio può diventare quindi un luogo di creazione in senso esteso, un luogo di creazione per la scrittura dello storico dell'arte, ma anche un luogo che è frequentato anche dagli artisti, e quindi che possa diventare la possibilità anche, possa aprire la possibilità anche di un dialogo, di una riattivazione attraverso una pratica che è anche la pratica proprio artistica tout court. E mi piaceva con voi condividere un'esperienza che è collegata alla mostra Io dico io, che ho avuto il piacere di curare con Cecilia Canziani e Paola Ugolini alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, una mostra attualmente in corso, si ricollega un po' a l'idea dell'archivio e della donazione dell'archivio di Carla Lonzi alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, dove si è deciso appunto di partire dall'eredità di Carla Lonzi, interrogare quindi la centralità di questa figura appunto tanto nell'arte quanto nell'ambito appunto delle teorie femministe, e nel percorso di riflessione su arte, pratica e teoria femminista abbiamo individuato una serie di artiste, abbiamo costruito un percorso di attraversamento della storia dell'arte del secondo Novecento sino ad oggi, individuando, lavorando con circa 50 artiste, e però oltre a selezionare dei lavori che fossero rispondenti ai temi su cui abbiamo lavorato per questa mostra, abbiamo anche coinvolto delle artiste a pensare una produzione a partire dai materiali dell'archivio di Carla Lonzi. Quindi l'archivio di Carla Lonzi non solo come luogo di ricerca per noi, ma un luogo da rendere proprio stimolante per l'incontro che alcune artiste con i loro linguaggi, con le loro prospettive potessero appunto individuare all'interno appunto di tanti stimoli, di tante traiettorie che emergono proprio dalla relazione con l'archivio. E qui ho selezionato per voi
la produzione, la sala ideata da Chiara Camoni nell'ambito appunto della mostra Io dico io. Quindi in qualche modo l'idea di riflettere sull'archivio, sulle teorie femministe, sulla pratica artistica in questo modo per noi ha in qualche modo incarnato un'operazione e una modalità proprio di frammentare più che ordinare e di conferire anche una specifica dimensione politica e proprio rendere in una specifica modalità la relazione con la possibilità di relazione con il documento e la possibilità di rendere attuale e incisivo nel presente l'idea appunto dell'eredità che sta attorno a una figura e ai materiali che sono conservati nell'archivio. Un altro aspetto che su cui mi piaceva anche portare l'attenzione è l'idea dell'archivio orale, quindi anche in questo caso ho selezionato un progetto e quella appunto collegato a Arte Povera Domani, un progetto di archivio di memoria orale per la storia e conservazione dell'arte povera, che è stato coordinato, promosso dal Castello di Rivoli e dal Centro di Restauro della Venaria Reale, sostenuto in prima istanza appunto dalla direttrice del Castello di Rivoli, Caroline Christoph Bakarjev, e Sara Abram, che è la segretaria generale della Venaria Reale. E in questo caso appunto l'idea era quella di pensare a una trasmissione al futuro delle opere dell'arte povera a livello proprio di conservazione, di rapporto proprio fisico con l'opera e di andare a problematizzare un aspetto collegato appunto all'arte povera, alla processualità, ai materiali dell'arte povera alla dimensione quindi del divenire collegato al lavoro dell'arte povera. Come coniugare quindi l'instabilità insita proprio nelle opere dell'arte povera con la necessità del museo e la necessità quindi di preservare e di conservare queste opere. E è sembrato una chiave molto importante quella di parlare con gli artisti, ma non solo con gli artisti, anche con i collaboratori degli artisti, i curatori e le curatrici e i restauratori che nel corso degli anni hanno lavorato a stretto contatto con le opere degli artisti dell'arte povera per cercare di raccogliere il più possibile una serie di riflessioni utili proprio a individuare la riflessione profonda sul materiale e su questa dimensione del vissuto proprio dell'arte povera. È nato questo progetto collegato ad un sito dove sono confluiti questi materiali, le interviste. Vi faccio vedere qui alcune pagine. Io ho collaborato alla ricerca, alle interviste. E rispetto appunto all'archivio orale, quindi della memoria orale, si apre una riflessione molto ampia collegata quindi all'idea di un archivio che raccolga e conservi delle storie che non sono ufficialmente collegabili a scritti ma che possa aprire un altro spazio di attraversamento un altro spazio della memoria che è quella collegata al vissuto, alla dimensione esistenziale, al racconto personale. E quindi da una parte
l'importanza della memoria orale, quindi di un archivio in questa direzione, è utile proprio per restituire un aspetto che è quello che non emerge appunto dalle narrazioni, dai testi critici ufficiali, ma dall'altro anche una responsabilità da parte di chi si trova poi a confrontarsi con la fonte orale, che chiaramente implica anche la necessità di un'interpretazione, di una comprensione di quelle che possono essere i margini di arbitrarietà legati per esempio alla relazione che l'intervistatore attiva con l'artista o con gli altri soggetti in questione, alla dimensione che, su cui Michele spesso parla e si sofferma, che sono le reticenze, quindi quello che l'artista in qualche modo non vuol dire, quindi non è che una volta che abbiamo una riflessione di un artista, questa diventi l'assoluta pista interpretativa e di lavoro. Certamente tutto questo aspetto collegato all'archivio orale arricchisce e necessita allo stesso modo una problematizzazione di riflessione sui molteplici punti di vista che si aprono, con cui si raccontano e con cui si vivono le cose. E, quindi mi fermerei qui, ho voluto condividere questi aspetti diversi, tante riflessioni ancora si potrebbero aprire, indagare e magari appunto ne possiamo poi parlare insieme, ma era solo questa un'occasione per dare qualche stimolo su quanto possa essere interessante e trasversale il lavoro che un storico dell'arte, un curatore può fare all'interno appunto di un archivio. Grazie. Bene, cara Lara, grazie a te per la tua per il tuo intervento così vivace e stimolante. Grazie naturalmente di averci accompagnato in questa conversazione e adesso passo parola a Michela Morelli, che ci parlerà appunto di musei. Prego Michela. Grazie. Allora condivido lo schermo. Eccoci qua. Vedete bene? Sì, sì, sì. Oh, bene. Allora, innanzitutto grazie per avermi invitato in questo colloquio. Anch'io mi associo a quanto diceva la professoressa Conte sull'interesse degli interventi che mi hanno preceduto e spero di riagganciarmi tematicamente ad alcuni degli interessanti spunti con questa mia breve presentazione. Vi prego, eventualmente, se vedete che mi dilungo, di fermarmi. Allora, mi ha particolarmente colpito quello che ha detto in apertura il professor Dantini rispetto al rigore scientifico e l'immaginazione che caratterizzano la professione dello storico dell'arte. E penso che un luogo in cui rigore scientifico e immaginazione si possono incontrare e trovare applicazione, o quantomeno debbano, è proprio il museo. Il museo del quale è impossibile parlare ad oggi senza fare riferimento a quello che è stato lo shock sostanzialmente dovuto alle reiterate chiusure dell'emergenza sanitaria, che in realtà dal mio punto di vista
No, poi vedremo, insomma, ha portato, diciamo, se da una parte ha portato alla luce la fragilità di certi sistemi, il sistema museo appunto, così come concepito e retto per decenni sostanzialmente, poi magari vedremo nel dettaglio, sicuramente ha portato all'applicazione, volenti o no, a un'accelerazione, all'applicazione, alla pragmatizzazione di certe direzioni che la riflessione teorica e museografica aveva intrapreso da tempo e che sostanzialmente oggi si sono dimostrate più che mai necessarie. E per orientare questo nostro scambio ho individuato alcune parole chiavi che molto chiaramente sono proprio appunto emerse da questa prima situazione post-pandemica come necessarie per ripensare, o meglio io direi ristrutturare i musei, che siano questi grandi musei internazionali o piccoli o medi musei di prossimità, potremmo dire, comunque incardinati all'interno del territorio che caratterizzano il tessuto culturale e museale italiano come unicum e che necessitano ad oggi, prima di tutto, di essere di nuovo innestati, di ritrovare il loro rapporto culturale, sociale e civile proprio con i contesti che li ospitano, o meglio che li hanno strutturati in realtà. E allora ecco, parole chiavi, sostenibilità, sperando di non sciuparla come parola per troppo uso, ma sostenibilità non solo in ambito economico e amministrativo dei musei, ma sostenibilità sotto il punto di vista delle strategie culturali, sotto il punto di vista dell'offerta, della rimeditazione della missione dei musei e soprattutto della seria, e qui scientifica sì, rimeditazione dell'identità dei musei caso per caso. Sostenibilità quindi anche nella fruizione dei musei, che è specificamente connesso allo sviluppo di nuove offerte culturali che appunto siano strettamente connesse a quella che è la realtà del museo stesso. Continuità nell'offerta culturale appunto, ma continuità anche nella fruizione, per superare un contesto che è quello prossimo, cioè proprio pre-pandemico, in cui sostanzialmente uno dei più grandi problemi proprio pragmatici dei musei era comprendere come in effetti in certo senso fidelizzare il fruitore, come appunto stabilire questo contatto, che poi si è trasferito online, ma è come mantenere questo contatto col fruitore. E quindi il superamento di una prospettiva che anche inconsciamente sotto molte direzioni museali vedeva il museo come sostanzialmente il luogo di intrattenimento e che quindi traduceva l'incontro con l'opera in termini di stupore, profondo coinvolgimento e bellezza, senza però nessun tipo di sostrato poi formativo, ecco perché poi formazione permanente, senza nessun tipo di contenuto se non quello appunto che basava sull'esperienza della bellezza e che quindi dava e quindi si traduceva anche per esempio nelle grandi mostre iperfinanziate, di cui appunto parlava anche il professor Dantini, ma che poi non poggiando su un buon progetto scientifico o di ricerca, lasciavano il tempo che trovavano e quindi sostanzialmente traducevano l'esperienza del museo in un'esperienza che è estremamente coinvolgente ma non ripetibile. E poi appunto innovazione non soltanto sotto il punto di vista dell'utilizzo delle nuove tecnologie, che è un comparto fondamentale, ma proprio innovazione all'interno della produzione di strategie appunto di nuovo per rendere il museo, per rendere al museo il suo ruolo appunto anche civile.
all'interno dei tessuti culturali, in un'ottica non provincialista, ma in un'ottica che partendo dal territorio, dalla riscoperta dei motivi che soggiacciono all'esistenza stessa di un dato tipo di museo, possa poi effettivamente offrire, e sì questa volta insomma, aprirsi all'internazionalizzazione, allo scenario internazionale. E poi tutto questo fa da collante logicamente le nuove professioni. Le nuove professioni che la pandemia, nuove professioni connesse appunto alla gestione museale su più livelli, come ha ricordato il professor Dantini, dal fundraising e dal comparto amministrativo alla produzione di contenuti divulgativi, sì, ma che nascono appunto da una forte professionalizzazione e specializzazione nella materia di interesse del museo stesso, anche sui social media, oppure altre importanti professioni che si sono rese oggi più che mai necessarie all'interno proprio delle risorse interne delle amministrazioni museali, sono per esempio le capacità di narrazione tramite video e di divulgazione video, che non è così semplice come sembra sostanzialmente creare contenuti divulgativi audiovisuali. E l'abbiamo visto anche con l'intervento della professoressa Conte. E anche questo può essere una delle applicazioni di professionalità che si formano all'interno delle discipline storico-artistiche o umanistiche. Quindi sicuramente le nuove professioni di cui veramente necessitano i musei hanno una forte componente umanistica, che all'interno del museo, proprio in virtù di una nuova visione del museo, abbisognano di abilità complementari, ma che sempre dalla disciplina umanistica dipendono, anche tecniche, ma che aiutano appunto a sviluppare la missione del museo, il racconto del museo. Perché? Perché appunto da luogo di intrattenimento va trasformato in luogo di formazione permanente. Per far questo il museo deve fare da mediatore, nel senso che deve svolgere la sua funzione ermeneutica, o meglio interpretativa, e per far questo c'è bisogno della conoscenza e della profonda riflessione su quello che è il museo. Ora, uscendo appunto dalla teoria, vorrei portare alcuni esempi. Oggi, ecco, appunto, poi peraltro siamo perfettamente in tema con il nostro incontro. Oggi è la giornata internazionale dei musei, e in tutto il mondo ci si sta interrogando appunto sul futuro di questa istituzione. In Italia appunto rigenerarsi e reinventarsi non tanto quanto appunto ristrutturarsi, ricomprendersi forse. Appunto, volevo portare alcuni esempi, un esempio pragmatico che secondo me, pur afferendo a un ambito internazionale, è un grande museo, è il Prado di Madrid, nel suo affrontare la pandemia, il pre-pandemia e oggi le riaperture, può fornire un esempio proprio operativo molto funzionale anche per i piccoli e medi musei, che poi sono le realtà italiane. Allora, una fotografia di quello che è stato l'impatto delle chiusure. Il Prado chiude il 2020 con meno 73% di visitatori rispetto al 2019, considerando che ha perso 7 milioni di euro circa, considerando che il museo si autofinanzia al 70% su quegli introiti da bigliettazione, questo dà veramente il metro di quello che è la crisi in cui versano. Tuttavia, dai dati del 2020 si ricavano già delle direttrici di rilancio dei musei particolarmente interessanti. Allora, nel 2020 al Prado il 78% dei visitatori è stato necessariamente spagnolo o madrilegno, a fronte del 27% del 2019. Quindi, appunto, per questioni legate alla contingenza, sì, però il tessuto culturale e sociale nel quale il museo sta si è rivolto al museo.
effettivamente. E in effetti questo ritrovato rapporto con i territori è stato, diciamo, sebbene intercettato dalle amministrazioni e dai programmi museali, è stato veramente un innesco del rilancio anche e soprattutto in Italia. Altro dato importante, il Prado di Madrid è stato uno dei primi a lanciare nel primo lockdown una campagna online tra social e sito istituzionale veramente ben strutturata, adesso vedremo, che ha dimostrato proprio perché improntata volontariamente all'utilizzo del sito e dei social come strumento didattico e non di intrattenimento, così da poter rilevare il ruolo sociale del museo che rimane anche in chiusura appunto, ha portato all'aumento nel solo primo mese del lancio della campagna, a un aumento esponenziale dei fruitori online, fino a chiudere il 2020 con 4 milioni di utenti online in un solo anno, che fatte poi le debite analisi si sono rilevati sì frequentatori abituali del museo, conoscitori del Museo del Prado, ma e quindi il museo è stato in grado di mantenere il rapporto con i suoi visitatori, ma allo stesso tempo ha ampliato esponenzialmente il bacino degli interessati, soprattutto in particolare in Italia e in Russia. Il Prado però è interessante perché in tempi non sospetti, tragicamente prossimi all'arrivo della pandemia, nel giugno del 2019, in occasione dei festeggiamenti per il bicentenario della fondazione, il direttore del Prado, Miguel Falomir, rilasciato delle dichiarazioni che allora andavano in controtendenza rispetto a quello che era il dibattito più corrente, o quantomeno generarono ulteriori considerazioni. Faccio un minimo contesto: siamo nel giugno del 2019, sono i mesi in cui appunto il Louvre ospita la mostra con cui ha chiuso le attività prepandemiche e che si è rivelata poi essere la mostra più visitata del Louvre, che è la mostra su Leonardo per il centenario, che aveva generato una quantità di polemiche sui prestiti, anche qui appunto in Italia, sui prestiti delle opere, anche questo è un tema che... E il direttore del Prado esce per il bicentenario. Il Prado fa mostre di ricerca e non mostre di cassetta, non mostre blockbuster, sopprime le visite di gruppo e riduce la capacità di fruizione del museo. Ora, questo proprio perché nel programma, Falomir è direttore dal 2017, nel programma della direzione del Prado è sempre stato di questa direzione del Prado è punto fermo appunto quello del ruolo sociale e didattico sostanzialmente del museo. E per far questo ha scansato appunto la decontestualizzazione della mostra da cassetta, ha puntato l'attenzione sul patrimonio, sulla storia del patrimonio, sul confronto col patrimonio del museo. E soprattutto scansando la mostra di cassetta anche sulla sostenibilità appunto della fruizione e quindi sulla fruizione museale come esperienza, se non formativa, quantomeno utile, diciamo in qualche modo, che esuli dalla semplice emotività. La pandemia ha dimostrato che queste due tendenze, allora in controtendenza, in realtà si sono dimostrate necessariamente all'avanguardia. Ad oggi è obiettivamente impensabile una mostra, una grande mostra, ma è oggettivamente impensabile per questioni propriamente economiche. Stessa cosa, il distanziamento ci costringe appunto al contingentamento della visita, quindi a ripensare i percorsi, a ripensare l'offerta, la possibilità di istituire nuove connessioni, nuovi dialoghi con i patrimoni. E quindi è qui che la professionalità critica dello storico dell'arte fornito da altre
da altre capacità necessarie per lavorare all'interno del museo risulta dirimente. E qui è su questo nuovo, su questa nuova progettualità che si innesta, e forse il museo, superata questa crisi economica adesso enorme veramente, diventerà nel futuro uno dei bacini proprio di possibilità lavorativi più grandi nel settore storico-artistico e umanistico. E appunto, poi come vi dicevo, ha lanciato la campagna social, una campagna online che appoggia su quel discorso e poggia soprattutto sulla continuità. Allora, un'organizzazione, e qui torniamo al discorso che faceva il professor Michele Dantini, sui musei come Open University. La gamma, l'offerta educativa del Prado è di una vastità enorme, commisurata alla vastità del patrimonio, ma qui si manifesta proprio quella che il professor Dantini ha chiamato la versatilità della disciplina storico-artistica, la trasversalità delle epoche, geografica, ma le possibilità veramente immense di poter lavorare con questo patrimonio. E soprattutto un'altra cosa che ha determinato in alcuni casi il fallimento delle prime campagne online di tanti musei è la continuità che invece il Prado ha saputo stabilire con quello che è stata l'attività online e poi l'attività in presenza alla riapertura. Per esempio, se vedete solo qui, Performing Arts at the Bicentenary è un itinerario. Ah, è interessante che siano specificati anche i pubblici sul sito del Prado. Per esempio Bartolomé Bermejo è per specialisti, general public, e sono delle nostre conferenze. Quest'altro percorso è un percorso, appunto, che dicevo, esperibile in presenza all'interno del Prado e da remoto. Poi appunto la riapertura del Prado Reincuentro. Fedele alle premesse, le premesse anche del 2019, cos'è la riapertura del Prado nel luglio del 2020? È stata una mostra di ricerca che ha lavorato sulle collezioni del Prado, che per stessa dichiarazione del direttore parte come individua come primo interlocutore il pubblico locale, Reincuentro con il museo appunto, e che da lì parte e forte appunto di quelle che sono le possibilità contenutistiche, critiche, contenute nel patrimonio enorme del Prato, arriva appunto a interloquire con il panorama internazionale. E Reincuentro è il risultato di una riflessione sugli allestimenti e sulla possibilità di dialogo tra opere esposte permanentemente e temporaneamente. E quindi è un nuovo allestimento, un nuovo percorso, un nuovo itinerario che facendo dialogare opere arcinote tenta di appunto rilevare nuovi profili, di spunti di riflessione per il fruitore e per lo specialista. E quindi ecco, dicevo il Prado appunto è queste linee che abbiamo intravisto all'interno della molto più vasta. Adesso, un'altra cosa che volevo dire sul Prado, che per ricollegarmi a quello che diceva la professoressa Conte, anche nell'attività online didattica del Prado durante le chiusure ancora oggi è stata sottolineata più e più volte l'importanza della professionalità, discussa e raccontata più e più volte anche l'importanza delle professioni legate al museo. E c'è il progetto Voces del Prado Memoria Audiovisual, che era partito con i festeggiamenti per il bicentenario, che ha continuato all'interno del primo lockdown, che proprio racconta un po' come abbiamo visto per l'arte povera, l'archivio orale, racconta la storia del museo attraverso dipendenti del museo e collaboratori dagli anni 40 a oggi. È un po' la stessa cosa in realtà, data la natura appunto che il cambiamento che caratterizza la vita di un museo, gli allestimenti eccetera, c'è questo racconto appunto attraverso chi lavora con nel museo ed è di estremo interesse ed è stato molto molto apprezzato. E appunto dicevo, adesso porto una piccola esperienza, la nostra esperienza qui locale appunto nel circuito museale della città di Perugia,
che è composto da il Museo Civico di Palazzo della Penna, il quale in un palazzo gentilizio con decorazioni ottocentesche e resti romani e medievali, contiene al suo interno due esposizioni permanenti, l'una di Gerardo Dottori, il più noto e importante artista contemporaneo perugino, che ha appunto decorato anche l'Aula Magna dell'Università per Stranieri, e l'altra dedicata a Joseph Beuys. È uno dei pochissimi musei in Italia che ha l'onore di conservare opere di Joseph Beuys, di cui peraltro quest'anno ricorre il centenario. Joseph Beuys che ha dialogato e ha fatto queste sei lavagne appunto, e ha illustrato queste sei lavagne qui a Perugia nel 1980 in un noto incontro con un altro enorme artista del Novecento internazionale, Alberto Burri. Il circuito museale comunale è composto anche da la cappella di San Severo, che conserva al suo interno l'affresco di Raffaello Perugino, Trinità e Santi, unica opera di Raffaello rimasta in città, e poi si compone anche del complesso templare di San Bevignate, che anche questo di enorme insomma, rilevanza sia storica che storico-artistica appunto, che conserva al suo interno affreschi medievali di tema templare appunto tra le altre cose, e sotto ha degli scavi archeologici, quindi un patrimonio composito importante, che però ha la caratteristica, come tante istituzioni italiane, di conservare patrimoni incredibilmente importanti in contesti appunto locali. Allora anche in concerto con l'amministrazione, il gestore che rappresento, sin dalla prima chiusura, quindi dal 9 marzo del 2020, i musei sono stati chiusi l'8 marzo, si è compresa e si è concertata la necessità di rimanere in contatto appunto con i fruitori dei musei e di approfittare di questo stop forzato proprio per approfondire quelle che sono le collezioni e le specificità insite nel patrimonio museale e nei musei stessi. E si è creato un logo Ritorno al Museo che riprende appunto Ritorno al Futuro, il film, però anche questo implica professionalità all'interno proprio anche proprio della grafica, che è un altro di cui appunto ha parlato perfettamente il professor Dantini. Insomma, la necessità nei musei di veramente di nuove professionalità è fondamentale, e quindi ritorna al museo con un occhio quindi rivolto subito alla prossima ritorno alla fruizione. Quindi si è lavorato su più filoni, si è lavorato su quello che è la didattica di per sé, to cure, ritorno al museo play, quindi video didattici, stories didattiche, aiuto per i compiti, e fino alla creazione di piccoli videogiochi la cui narrazione contestualizzava opere e permetteva di conoscere gli artisti, per esempio Beuys e Burri, anche quelli hanno avuto molto successo. E poi posta di forte approfondimento anche bibliografico, anche scientifico, come proposte appunto, e come semplificazioni, traduzioni, meglio, perché la divulgazione, la mediazione, l'interpretazione che dovrebbe fornire il museo per far sì che diventi veramente posto di formazione perpetua è proprio quella che di prendere la complessità della disciplina e senza perdere nulla della complessità della disciplina si diano dei viatici per la comprensione, ma non per le semplificazioni. E quindi poi anche eventi che erano stati pensati per essere fruiti in presenza, tradotti in digitale, che si sono rivelati in effetti di un impatto veramente inaspettato, di un'apertura, hanno incontrato un'apertura e un apprezzamento veramente a livello nazionale e internazionale. Questo per esempio è il caso di Beuys Burri 1980-2020, cioè il quarantennale di quell'evento che cadeva il 3 aprile del 2020, che è stato tradotto appunto online con questi approfondimenti profondamente
ragionati, profondamente importanti da più punti di vista, ha partecipato anche appunto, e lo ringraziamo ancora, il professor Dantini, che ancora oggi questi eventi, questi dialoghi attorno alla complessità della materia trattata da Beuys, la complessità non nel senso dell'interpretazione, ma la varietà appunto degli spunti che presenta, stanno ancora fruttificando. Ecco la continuità di cui parlavo, per esempio la dimensione dialogica che proprio il professor Dantini ci ha aiutato ad approfondire all'interno di quell'occasione, oggi è, diciamo, il metro su cui si modulano le iniziative per il centenario, incontra Beuys appunto e tutto quello che ne deriverà. Allo stesso tempo la prospettiva dialogica, il rapporto con la natura sono state alla base anche di che deriviamo da Beuys, sono state alla base anche di progetti espositivi temporanei come Radice Foglie Soltanto, appunto, che è ora in due artisti contemporanei che si confrontano, ma che è ora appunto in corso al museo. E quindi ecco, questa pausa, questa attività, questo museo che si ritrova a riflettere su se stesso insieme al suo fruitore online, ha permesso di trovare nuove progettualità, nuovi filoni interpretativi e sì, in questo caso appunto rinnovare l'offerta. Poi per esempio sono altre iniziative. Questa in particolare è stata una proposta di confronto tra quanto scritto da Serafino Siepi, che scrisse una guida della città di Perugia in cui analizzava anche i musei che oggi sono del circuito, ma nel 1820, negli anni 20 dell'Ottocento, e sono dei brevi documentari che mettono a confronto quelle informazioni con quello che è oggi, con quello che sappiamo oggi, oppure ecco appunto poi le riaperture, si è bloccato. Ecco, e dopo la prima riapertura si è proceduto in presenza a incentivare quelle che erano esperienze pregresse nate durante la pandemia oppure appunto sviluppate dopo la pandemia, ma che erano volte appunto a questa visione del museo come luogo di formazione e permanente. E, per esempio questo, Perugia Clue City, è un progetto che è stato sviluppato e del cui merito per lo più appunto è di work in progress. È importantissima anche questa prospettiva di integrazione del museo come luogo di applicazione e unione di più professionalità che provengono anche appunto da associazioni, da imprese culturali oltre che singoli, come luogo di incontro e di sostanzialmente di strutturazione di progettualità comuni. È importantissima e finita l'epoca delle autarchie gestionali dei musei, insomma, questo da tanto, e proprio questo lo dimostra la pandemia, anche questo ha dimostrato. E per esempio, come dicevo, Perugia Clue City è un progetto di fruizione alternativa, possiamo dire, dei musei e dei tessuti culturali che li ospitano. È una narrazione che prende, che si compone attraverso l'approfondimento ludico di alcuni aspetti che caratterizzano il tessuto culturale della città e i musei, e in cui sostanzialmente il tabellone del Cluedo è la città stessa. Ora, questa, e attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, video, QR code e tante altre cose, permettono ai fruitori un'esperienza appunto investigativa multimediale che aiuta ad approfondire certi aspetti. Ora, è interessante la risposta a una cosa come questa, che non mette l'intrattenimento appunto al primo posto, ma al primo posto mette la formazione e da quella poi trova i canali per tradurre, insomma, per tradursi in
esplorazione, appunto. E questo funziona tantissimo. Per questo sabato abbiamo prenotati un addio al nubilato, sostanzialmente, quindi è trasversale anche il pubblico, delle ragazze che festeggeranno l'addio al nubilato così, e non è la prima volta, famiglie, giovani a gruppi, e, insomma, veramente un pubblico trasversale che soprattutto si è dimostrato in questa particolare iniziativa interessato a tornare al museo, perché ha potuto conoscerlo attraverso questa chiave narrativa, ma perché è interessato ad approfondirlo, e quindi è estremamente efficace. Sì, altri. Oppure ecco, la didattica non pensata però come semplice laboratorio, come semplice workshop. No, sì? Abbiamo 5 minuti per concludere. Perfetto, sto chiudendo, grazie. Ma appunto come appunto approfondimento dei contenuti museali, questo per esempio con il Post Perugia, che è il Museo della Scienza, i ragazzi hanno vissuto all'interno del museo per giorni, cercando i loro spunti interpretativi delle collezioni degli spazi, e hanno restituito un documentario. E poi appunto ecco le ricadute. In effetti queste attività, questo puntare fortemente sul ruolo formativo, sul ruolo di collante proprio sociale, al di là di pure teorizzazioni, ma effettivamente con attività in remoto, in presenza, ha avuto delle ricadute nella prima, delle ricadute positive anche sul pubblico nella prima riapertura. Nell'estate del 2020, anche perché era l'anno scorso di Raffaello, ma sicuramente la sola cappella di San Severo in solo circa 2 mesi, forse 3, ha registrato 20.000 presenze, con incrementi percentuali veramente altissimi. E quello che è stato interessante è poi intervistare queste folle e comprendere che in realtà avevano recepito sostanzialmente in gran parte, anche rispetto ai visitatori degli anni precedenti, questi nuovi tipi di comunicazione e di divulgazione d'approccio appunto ai musei. Le masse, diciamo, che abbiamo ospitato, erano effettivamente più consapevoli, non solo sotto il punto di vista dell'educazione alla fruizione, ma della materia che andavano ad approfondire, cioè dell'opera che andavano ad approfondire. Questo è stato visibile sia attraverso le domande che hanno posto, sia appunto alle stesse dichiarazioni che hanno fatto, ed era un pubblico che proveniva da tutta Italia principalmente, ed è stato veramente interessante vedere come il pubblico stesso che chiede la riformulazione del ruolo del museo, sostanzialmente, ed è il pubblico stesso che chiede che il museo sia un luogo di formazione. Ecco, tutto qui. Grazie. Bene, grazie mille Michela, è stato molto interessante questa tua proposta, di questo tuo case study. Penso che abbiamo concluso, perché abbiamo fatto molto tardi e abbiamo siamo on air fino alle 18, quindi a meno che non ci sia l'impellenza di una qualche domanda, forse una, ma come raramente è, se ci sono, alzate una mano, c'è 5 secondi per decidere, altrimenti sciogliamo la nostra conversazione e andiamo a prenderci un tè. Io ringrazio di cuore i miei, diciamo, mi distribuisco le parti con Elvio, insomma, comunque ringraziamo di cuore tutti gli intervenuti, perché io appunto parlavo di Elvio, parlavo di Lara, parlavo di Michela, anche se Elvio ha organizzato con me questo appuntamento. Ringrazio tutti i partecipanti e ringrazio il responsabile dell'informatico e delle trasmissioni di Unistrapg, che ci ha permesso questo spazio, diciamo, video radiofonico. Un carissimo grazie. Saluto, grazie ancora, ciao, yeah. Buon pomeriggio a tutti, grazie ancora e a presto, ciao. Ciao a tutti.